Rieccoci e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca partendo da Carini nel Palermitano dove due persone sono state arrestate per furto. I carabinieri della compagnia di Carini hanno tratto in arresto due uomini di 40 e 28 anni già noti alle forze dell'ordine con l'accusa di furto aggravato. I militari, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti presso un'abitazione privata dove hanno colto in flagranza di reato gli indagati, trovati in possesso di 10 metri di tubature di rame. I due infatti avevano asportato le condutture dalle grondaie condominiali poco prima di essere sorpresi dai carabinieri. Quanto rinvenuto è stato riconsegnato ai legittimi proprietari. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. Emergenza siccità, il governo regionale ha inviato a Roma tutta la documentazione per richiedere lo stato di emergenza. Il governo siciliano ha trasmesso a Roma lo scorso mercoledì 24 aprile tutta la documentazione necessaria per ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la siccità in Sicilia. Nel dossier, le soluzioni proposte dalla cabina di regia guidata dal presidente della regione Renato Schifani e coordinata dal capo della Protezione Civile regionale per porre freno in tempi rapidi alla crisi dovuta alla mancanza di piogge. Il gruppo di lavoro, impegnato anche in questi giorni in continue riunioni, ha individuato gli interventi necessari, differenziati a seconda dei tempi di realizzazione. Tra quelli di rapida attuazione, l'acquisto di nuove autobotti per i comuni siciliani in crisi, la rigenerazione dei pozzi e delle sorgenti e il ripristino di quelli abbandonati, il potenziamento degli impianti di pompaggio e delle condotte esistenti, la realizzazione di nuove condotte di bypass. Per i prossimi mesi, invece, si sta valutando la ristrutturazione e il riavvio del dissalatore di Porto Empedocle nell'Agrigentino e di uno dei due tra quelli di Trapani e Gela nel Nisseno, operazione che richiederà tempi e procedure di gara più lunghe. Nello stesso tempo, il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha istituito 9 tavoli tecnici presso il Genio Civile dei capoluoghi di ogni provincia, con rappresentanti del Dipartimento delle Acque, dei consorzi di bonifica e delle autorità di bacino. Ne sono scaturite numerose proposte di interventi urgenti passate al vaglio della cabina di regia. Inoltre, diverse riunioni sono state svolte con Siciliacque, AICA Agrigento, Caltacque e Acque Enna. Si aspetta ora che il Consiglio dei Ministri proceda con la dichiarazione dello stato di emergenza per la siccità, provvedimento atteso insieme allo stanziamento delle prime somme per gli interventi più urgenti. Iniziative anche europee a sostegno del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo attivo presso l'ospedale di Taormina. Sentiamo Mauro Romano. Il consigliere comunale Maria Rita Sabato annuncia un importante intervento che sarà effettuato, un'importante iniziativa che sarà effettuata a livello europeo. Cosa state preparando sabato? L'europarlamentare Annalisa Tardino mi ha promesso che aggiorni la petizione che abbiamo presentato il 6 marzo, sarà portata in plenaria, ovvero nella commissione parlamentare, che attenzionerà questo problema in modo primario. E credo e io spero che tutto questo si avveri, perché come mamma, Annalisa Tardino si è presa a carico questa situazione. E credo che tutti i politici dovrebbero assolutamente volgere lo sguardo verso un problema di così primaria importanza. Il problema di Taormina è una cosa veramente rilevante. Taormina, che lo sappiamo, è conosciuta nel mondo come la città più bella, una delle città più belle del mondo, non può avere questi problemi, che non riguardano soltanto il CCPM, come abbiamo detto, ma anche il depotenziamento degli altri reparti. Oggi siamo qui per sposare la causa del centro di chirurgia pediatrica dei bambini, ma tutto l'ospedale ha bisogno di essere attenzionato. Noi speriamo che questo accada. Simona Fighera, il problema del CCPM che non viene stabilizzato all'ospedale San Vincenzo, cosa ne pensa Sud chiama Nord? Oggi siamo qui perché il comitato dei genitori della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, insieme a tanti cittadini, scendiamo
in campo per manifestare contro la chiusura, al di là da quello che pensa la politica. Intanto mi corre l'obbligo di ringraziare coloro che ci hanno permesso di realizzare oggi questa manifestazione. Quindi ringraziamo il proprietario del Lido di Naxos che in sinergia con la Capitaneria di Porto e il Demanio Siciliano ci hanno permesso oggi di piantare 70 cuori in questa spiaggia. Il 31 luglio scade la proroga per il mantenimento di questo reparto. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ci aveva garantito a novembre, in un incontro tenutosi al Capo Taormina, che era intenzione di questo governo nazionale la deroga. Promesse fatte e non mantenute. Ci aspettiamo appunto un impegno concreto da parte dei deputati siciliani, 70 quanti sono oggi questi cuori piantati qui, nella tanto attesa deroga. Restiamo a Taormina, ma per parlare con l'assessore Quattrocchi delle strutture sportive del territorio. Assessore allo sport Mario Quattrocchi, ci troviamo nel campetto di Viale Marconi che sta tornando a nuova vita grazie a un intervento che era atteso da quanti anni, assessore? Da parecchi anni, quasi 30 anni, finalmente abbiamo collaudato questa struttura che a mio avviso è fondamentale per la città. Ovviamente questo è un primo passo, come potete vedere il manto erboso sta cominciando a prendere forma, fra poco verranno installate anche le porte e verrà completata tutte le linee del campo. Siamo molto soddisfatti perché sarà una struttura fondamentale per i ragazzini, ovvio che è un primo passo, noi l'abbiamo collaudato, adesso verrà utilizzato da ragazzini, gli interventi che dovranno essere fatti dopo saranno l'impianto di illuminazione e gli spogliatoi. Siamo molto contenti però perché sarà uno spazio aperto a tutti i giovani di Taormina. Ci troviamo ai piedi del Bacigalupo, cosa accade al Bacigalupo? A tal proposito ringrazio la ditta Anastasi perché proprio stanno lavorando su al campo dove verranno cambiate le reti di recinzione, il manto erboso, l'efficientamento energetico. La ditta Anastasi si è resa disponibile anche per questo intervento di trasferire il manto erboso sotto, quindi è stata un'operazione diciamo costo zero e quindi siamo molto soddisfatti perché fra poco ci saranno due strutture fondamentali per i nostri ragazzini. Per quanto riguarda i campetti in terra rossa del Taormina Sporting Club di tennis, ecco, anche lì ci sono interventi da realizzare. Anche lì è stato fatto un intervento importante, un intervento che si aspettava da tantissimi anni al Circolo del Tennis, che è una struttura storica di Taormina, pericolante un po' perché l'anno scorso, come si ricorderà, un palo della luce è crollato, però già siamo riusciti a cambiare i pali della luce, quindi l'efficientamento energetico è stato realizzato, il Circolo del Tennis merita una ristrutturazione perché fa parte della cultura della nostra città. Ci saranno quindi altri interventi, assessore? Sì, verrà sistemato un po' la terrazza, gli interni, i campi, insomma, per il centenario del prossimo anno cercheremo di portarlo allo splendore, un circolo che fa parte, come dicevo prima, non solo della storia dello sport di Taormina, ma proprio della cultura della nostra città. I vescovi delle diocesi siciliane dal Papa a Roma. I vescovi di Sicilia si recheranno a Roma per la visita ad Limina Apostolorum per confermare la comunione con il vescovo di Roma e con la Chiesa che presiede nella carità. La visita inizierà con l'incontro con il Santo Padre Francesco presso il Palazzo Apostolico e nei giorni successivi proseguirà con gli incontri presso i dicasteri della Curia Romana, dove i presuli presenteranno il cammino ecclesiale delle chiese di Sicilia. Dopo aver inviato alla Santa Sede una relazione dettagliata sulla propria diocesi e una generale dell'intera regione ecclesiastica. Durante i giorni della visita sono previste le celebrazioni nelle basiliche papali e un momento di preghiera presso la chiesa Santa Maria Odigitria dei Siciliani. La visita, per la Conferenza Episcopale Siciliana, è un momento significativo per esprimere la gratitudine al Santo Padre e per ricevere orientamenti e sostegno per il Ministero Episcopale. Durante la visita i vescovi avranno anche l'occasione di riflettere su argomentazioni teologiche, pastorali e amministrative che li aiuteranno nel servizio alle singole chiese. A New York, grande festa in onore di Santa Rosalia con la presenza del sindaco di Palermo. A New York, ecco qui la festa di Santa Rosalia, si festeggia 400 anni. È venuto anche il sindaco di Palermo, la galla Roberto e Sasa Salvaggio. Grazie a Rosario Drago per queste immagini che vedete qui da New York.
Ciao a tutti. Signori, sono con il sindaco di Palermo, qui direttamente a Russo Sorbei per questo grandissimo evento della festa di Santa Rosalia, dei 400 anni. Signor sindaco, un augurio a tutti gli italiani nel mondo. L'augurio agli italiani è quello di pace, serenità, libertà, ma naturalmente una raccomandazione per tutti loro e presso la nostra Santa, e quindi continuiamo a dire viva Palermo e viva Santa Rosalia. Un saluto a un carissimo mio, Giuseppe Virzi dall'Australia. Grazie. Ciao a tutti, ciao da Santa Rosalia, Russo Sorbei. È stato un onore avere il nostro sindaco di Palermo, che onore ragazzi. Ciao. Allora, ciao ragazzi, al vostro Rosario, sono presso la sala d'intrattenimento di Russo Sorbei, dove stasera si celebra, grazie all'Associazione Culturale Italiana di New York, i 400 anni della nostra santa di Palermo, Santa Rosalia. Ragazzi, vi faccio vedere dietro le quinte questa bella santuzza. Eccola qua. Un grazie va all'Associazione Italiana di New York, al commentatore. Allora, carissimi amici, sono con il grande maestro della musica qui, veramente ci rappresenta qui negli Stati Uniti, il maestro Angelo Venuto, noto in tutto, maestro di scuola, ma maestro di musica, il grande, forse uno dei più grandi veramente che ci rappresenta qui negli Stati Uniti, l'ambasciatore della musica italiana. Un messaggio a tutti gli italiani nel mondo, maestro. È troppo gentile. No. Che diciamo a tutti gli italiani al mondo? Voglio bene a tutti, ci vediamo in Italia, no? Ci vediamo in Italia, un grande saluto al maestro Angelo Venuto. Sto organizzando serate a Palermo. Genitori di Palermo, Sicilia. Genitori di Palermo. Saremo un bel gruppo e ci daremo per... Sì, così ci divertiamo, lo portiamo pure con noi. Un abbraccio qui da New York, dalla Santa Rosalia Feast. C'è il nostro... No, non ci sta qua. Vabbè, ciao. A Giardini Naxos si parla invece di archeologia e turismo. Assessore al turismo di Giardini Naxos Fulvio Toscano, il connubio archeologia e turismo è vincente? È un binomio assolutamente vincente, diciamo che è un binomio connaturato al luogo in cui noi viviamo. Noi viviamo nella prima colonia greca di Sicilia, viviamo con un parco archeologico intimamente connesso al tessuto urbano della città, con cui al di là dell'aspetto urbanistico ci sono delle relazioni virtuose di collaborazione, proprio in nome di questa funzionalità di questo binomio. Bisogna che l'archeologia e i beni culturali siano, come già lo sono in parte, il volano fondamentale di una città che ricerca il perimetro della propria identità. E la nostra città, abbiamo scelto non a caso uno slogan che sta funzionando, cioè il futuro ha un cuore antico, perché vogliamo proprio che questo rivolgerci al passato non sia una sterile nostalgia, ma sia una proiezione nel futuro con gli strumenti del presente e del futuro. Oggi qui abbiamo raccontato questo binomio con tanti studiosi e anche con la presenza dell'assessore regionale al turismo, sport e spettacolo, con il suo importante contributo, con la sua presenza che dimostra un'attenzione per i nostri territori. E da qui vogliamo veramente ripartire, e colgo l'occasione per invitare tutti coloro che ci stanno ascoltando alla rievocazione storica della Fondazione di Naxos, che sarà come un rito quasi realizzato il 5 maggio dalle ore 16:30 nel nostro parco archeologico. Assessore Ferdinando Croce, il turismo fa economia dunque? Esattamente, l'amministrazione comunale si è fin da subito impegnata nella ricerca di iniziative che fossero finalizzate a assicurare agli operatori economici locali maggiore presenza di visitatori, di avventori sul territorio, perché sono quelli che in una terra bella come quella di Naxos favoriscono maggiormente lo sviluppo economico, incentivano quindi l'intrapresa anche da un punto di vista produttivo. E devo dire che tutte le iniziative che si stanno ponendo in essere, che peraltro trovano un riscontro importante, un riconoscimento dalla visita di tante autorità nazionali e regionali che negli ultimi mesi stanno venendo a visitare Naxos, e pian piano sta inseminando un germe, ed è un germe appunto che mira a garantire, ad assicurare il rilancio di Naxos come stazione turistica e come grande attrattore di eventi
nel solco di quello che già l'amministrazione comunale con le risorse proprie sta facendo, ma che intende implementare mediante interazioni e sinergie, quali appunto possono essere quelle della creazione di reti regionali e circuiti di località accomunate da un comune sentire, che oggi può essere l'archeologia, domani possono essere anche altre tematiche come quelle relative alle politiche agricole e della pesca, penso, ma anche ad altre, e certamente penso anche allo sport, su cui ci sarà presto anche un'importante iniziativa. E dicevo, queste sono certamente le direzioni nella quale occorre andare per implementare questi obiettivi. È tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.